Buongiorno da Autoaccessori Puglia a Sala Consilina e oggi vi presentiamo la disponibilità prodotti presso la nostra sede. Qui vediamo un bellissimo rimorchio della Cresci Rimorchi modello PT4 SF senza sistema frenante. Il prodotto si presenta con un pianale con una sponda posteriore, prodotto molto versatile. Qui invece vediamo un LB modello large, 4 sponde apribile, 7 quintali e mezzo di portata, a seguire un prodotto dell'ATM doppia sponda, 4 quintali e mezzo con ruote basse. Qui vediamo un portamoto della Umbra Ganci, a seguire il prodotto della Cresci, il modello A6, poi abbiamo dei prodotti della LB, 2 metri per 1,17 largo, basculanti, sprovviste di sistema frenante. Poi abbiamo il modello Basic, questo prodotto è accessoriato con le sovrasponde e questo è il modello base senza accessori, sponda posteriore e anteriore apribile, sprovvisto di sistema frenante, come potete vedere. Poi vediamo un prodotto della personalizzato Puglia, sistema con le ruote esterne, un carrello con le ruote esterne, con un carico utile 1,70 m per 1,7 m largo. Qui poi vediamo un prodotto della Cresci, modello PT6C, sponda alta 30 cm, il piano di carico è 1,30 m largo per 2,30 m lungo, sponda posteriore apribile, per un facile accesso per un quad, un motocoltivatore e quant'altro. Poi vediamo un doppio asse, sempre della Cresci, il modello si chiama C12 ed è un pianale 2,5 m per una larghezza di 1,50 m, sponde di alluminio e si può immatricolare una portata massima di 15 quintali. Seguire un prodotto dell'ATM, 3 sponde apribile, dimensioni utili 2,35 m per 1,45 m largo. Poi sotto qui vediamo un prodotto della Cresci, il modello PT6, sponda da 10 cm, sponda posteriore apribile. Prodotto sempre dell'ATM, 4 sponde apribile. Carrello piccolino, si può immatricolare anche appendice. Qui poi vediamo un prodotto della LB con un piano di carico 2,50 m per una larghezza di 1,42 m, come vediamo sulla targhetta, sprovvisto di sistema frenante, prodotto base non eccessivamente costoso, molto versatile. Qui vediamo un altro prodotto della LB modello large. Qui abbiamo un B3SA, questo è un prodotto con 4 sponde apribile, lo apriamo da tutto qualsiasi lato, per avere un piano perfettamente pulito, dimensioni utili 1,50 m lungo per una larghezza di 1,24 m. Continuiamo da questa parte e vediamo il modello B3 della Cresci, una sponda apribile, solo il posteriore, piano di carico 1,50 m per 1,24 m. Poi qui abbiamo il modello TC4 della Cresci Rimorchi per trasportare gli animali o i cani in generale, prodotto prettamente per i cacciatori ma anche per gli amanti degli animali, per trasportare gli animali. Qui abbiamo un altro prodotto della LB, sprovvisto di sistema frenante. Questo invece è immatricolato fino a 10 quintali, si può immatricolare. Un prodotto con una dimensione utile 2,04 m per 1,42 m, timone a V, sistema frenante, due sponde apribili. Due sponde apribili anteriore e posteriore, le laterali sono fisse, per eventualmente montare una centina. Quindi la parte laterale è bella solida per aumentare
il volume. Diciamo che questo è il fratello uguale, mentre questo ha un piano più lungo, quindi vediamo 2,50 m per una larghezza sempre di 1,42 m, sembra un prodotto della LB, però questo è provvisto di sistema frenante. Continuiamo con la disponibilità prodotti e vi facciamo vedere che abbiamo disponibile un prodotto doppio asse per trasportare anche i veicoli, quindi laddove abbiamo la necessità di trasportare una vettura abbiamo le pedane che si staccano e si appoggiano in questo posto, si bascola dalla parte anteriore ed è facile per caricare un veicolo. Laddove che non cammina abbiamo anche l'argano che ci aiuta a tirarla su. Questo prodotto è della Cresci Rimorchi, il modello si chiama PA20 e si può immatricolare fino a 25 quintali di portata. Continuiamo con la disponibilità, abbiamo un Bauer con una portata fino a 30 quintali per trasportare dei mezzi importanti da lavoro, quindi tipo Bobcat o piccole pale meccaniche. Sono delle rampe regolabili, la dimensione del carico è 3 metri per 1,50, 1,60 anzi, delle ruote importanti per avere un carico importante, timone a V, sistema frenante. Questo è un trasporto imbarcazione sprovvisto di sistema frenante, molto economico. Adesso non è allestito con gli accessori, ma facilmente accessori, è diciamo il prodotto più economico per portare piccole imbarcazioni, gommone e quant'altro. Poi abbiamo qui un prodotto sempre della Cresci per portare l'imbarcazione, prodotto più importante, sprovvisto di sistema frenante, c'è il sistema posteriore che si può allungare laddove abbiamo una sporgenza, quindi motore esterno e quant'altro. Il prodotto si chiama, andiamo a leggere, dovremmo avere una targhetta, eccolo qui, modello N750 senza freni, SF senza freni. Poi abbiamo due prodotti uguali, il modello in questione è l'A6L, 4 sponde apribile, sistema frenante, timone a V, dimensione utile di carico 2 metri per 1,40. A6L si può immatricolare fino a 7,5 quintali. Questo è il fratello gemello, è uguale. Qui abbiamo un pianale accompagnato per la rampa per un carico facile, si può immatricolare fino a una portata massima di 9,5 quintali e il modello si chiama PT7L. Ruote esterne, ruote importante, la misura è 155-13, un cerchio facilmente recuperabile, una gomma molto comune. Qui abbiamo poi un B3SA, 4 sponde apribile, timone dritto, sistema frenante, predisposto anche per la ruota di scorta. Poi a seguire abbiamo due prodotti uguali della LB, dimensioni utile di carico 1,42 m per una lunghezza di 2,04 m, sprovvisto di sistema frenante, quindi un prodotto diciamo economico, molto versatile, si può agganciare su qualsiasi veicolo ed ha una portata massima di 7,5 quintali. A seguire il fratello maggiore, possiamo dire, sembra una portata massima di 7,5 quintali, dimensioni utile 1,42 m largo per 2,50 m, doppio asse, sprovvisto di sistema frenante. Questo è per chi vuole trasportare un carico molto stabile, è utile avere un doppio asse. Questo è un doppio asse. A seguire vediamo un modello della Cresci con la sponda posteriore facilmente che si può staccare e abbassare per portare qualsiasi mezzo piccolino, tipo un quad, portamoto, ma
un motocoltivatore, ma qualsiasi altro trasporto, è una dimensione 2,30 m per una larghezza 1,30 m, timone a V, sistema frenante, ruota 13, una ruota molto importante, molto comune. Qui abbiamo un modello large della LB con delle dimensioni 1,40 m largo, lungo 1,75 m. Continuiamo con la nostra disponibilità prodotti da Autoaccessori Puglia Sala Consilina. Vi facciamo vedere il prodotto disponibile nel piazzale, che abbiamo anche il jet ski per trasportare l'acqua scooter, ma anche piccole imbarcazioni, quindi è dotato delle slitte, è sprovvisto di sistema frenante, ma ci allargano laddove abbiamo bisogno di un aiuto per caricare la nostra imbarcazione. A seguire abbiamo un rimorchio da 13 quintali di portata con una dimensione sul carico, sul piano, di 3 metri lungo per una larghezza, andiamo a leggere, di 1,53 m. Il modello si chiama Opel Trailer, modello 2300S, sistema tilt. Il sistema tilt perché è basculante, quindi aprendo queste cerniere, 1 e 2, il prodotto si inclina, quindi si bascula. Ed è comodo, timone a V, sistema frenante. Qui abbiamo un modello della Cresci, della LB, scusate. Il modello si chiama Large, ha 4 sponde apribile, timone a V. Questo prodotto si può immatricolare anche come appendice di tipo B e ha una dimensione di 1,75 m per una larghezza di 1,42 m. Si può immatricolare come rimorchio fino a una portata di 750 kg, ruota 5.0010, timone a V corto con sistema frenante. Questi sono i prodotti disponibili da Autoaccessori Puglia a Sala Consilina. Vi aspettiamo per qualsiasi vostra necessità.